tirato per la prima volta un calcio a un pallone, non pensavo che un giorno avrei giocato un mondiale. Non pensavo di diventare un calciatore professionista. Non pensavo di realizzare il sogno di giocare con la mia squadra del cuore. Fare gol che avrebbero preso il mio nome. Diventare capocannoniere a 36 anni. Pensavo solo alla gioia infinita di inseguire quella palla. Mi chiamo Fabio e questa è la mia storia. Quando poi devo ritornare indietro con la mente, alcuni pezzi ho cercato di resettarli, di cancellarli, perché fanno male, no? La mia mamma dice sempre, vabbè, doveva andare così, qual è il problema? L'importante è che stiamo bene ora, che ne siamo usciti alla grande. Mio papà è sempre stato uno che si è dato da fare. Lui lavorava in cartiera. Poi dopo la cartiera chiuse. Lui si trovò praticamente mezza una strada. Andava in giro per Castellammare, dappertutto. Faceva l'imbianchino, andava a aggiustare le macchine, andava a aggiustare. Ha fatto tutti i lavori possibile immaginare. Aveva tre figli, poi arrivo io. Noi ci eravamo fermati a tre, però poi è successo il quarto e ben, che ben venga, l'abbiamo portato avanti. Era sempre iperattivo. Lui è l'altro mio fratello Adriano e quindi hanno distrutto un po' di cose in casa. Odiava perdere, come del resto ora. E a lei lo giocavamo sempre, stavamo sempre insieme che giocavamo. Si rivolgeva a me, voleva, a volte diceva dai riferiscilo tu a mamma. Allora ero io che facevo da tramite. Tra mamma e figlio c'è un legame più particolare. Cioè, ma papà è mo chiusa da papà, ogni cosa. Ma vado da mamma, ma vado da mamma. E ci nasce questo legame. Maradona, colpetto, lo scambio, Bertoni, ancora Maradona! Gol di Maradona! Mio padre si registrava tutte le partite del Napoli, si registrava tutto ciò che riguardava Maradona. A Maradona col sinistro! La palla in porta! Poi quegli anni lì erano gli anni d'oro. Spinge ancora il Napoli in questo finale di partita, lancio lungo, palla recuperata da Maradona, il sinistro di Maradona, Napoli vantaggia l'87esima Marassi. Mettevo la cassetta dentro e mi schiacciavo, mi vedevo, rivedevo. Le ho consumate, perché restavo affascinato. Ovviamente Maradona lo potevi solo ammirare, cioè non che potevi emularlo, vedi? Mio papà aveva l'abbonamento della Juve Stabile e l'abbonamento del Napoli. E quando poteva ci portava pure noi.
Quindi mia mamma lo racconta sempre, dice, la domenica io tuo padre non l'ho praticamente mai visto. Io mangiavo sempre da sola la domenica con altri due figli. Mio marito ci si vedeva la sera, si cenava insieme. Però tutte le domeniche, o era in Napoli o era la Jugoslavia. Ogni stanza che vedi qui in casa era un campo di calcio, ma quella era una porta, quella era una porta, giocavamo contro. Non ascoltava, cioè basta, non si gioca in casa. Allora spesso, se lui adesso se lo ricorda, spesso gli bucavo i palloni. Dopo la scuola e dopo i compiti mangiavano e andavano giù, non volevano più risalire. Lui era 4-5 anni più piccolo, giocava sempre con noi. Soprattutto contro di noi, se andava alla metà sempre dai miei, ho perso, piangevo, te l'hanno imbrogliato. Ero più alto, ero più forte fisicamente, riuscivo a vincere, un po' anche imbrogliando, che non lo fermava, era piccolino, era veloce. Credo che anche quello si sia servito. Però giustamente le persone che abitavano ai piani bassi le davano fastidio e quando entrava questo pallone nelle loro case glielo bucavano. Signora, ai vostri figli, signora Fabio, signora... La gente si gridava, poi veniva a citofonare, dice, guarda che Fabio qua stanno scassando tutto. Era un continuo, avevano anche ragione le persone del parco. Una volta abbiamo rotto una caldaia, una signora con un calcio, lui la ruppe con un calcio, cioè tirò con la pala, un pallone di cuore, boom, dalla caldaia, boom, se ne cadde tutta la caldaia a terra, noi tutti a scappare, volevamo spennare, se avesse avuto le penne l'avremmo spennato, insomma. Ero veloce rispetto a quelli della mia età? Guagliare, preparati, tuo figlio. Guagliarella Fabio. A papalla, oi? Fabio poi faceva sempre il primo praticamente. I bambini dicevano, c'è pure Guagliarello, ma lottavano per il secondo posto. Nico! Nico! Guagliarello! 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 Sei troppo amico. So quante volte l'ho fatta quella corsa, poi dopo non volevo più farla. C'avevo in testa solo di giocare a calcio. E un giorno, parlando con questo mio vicino che avevo questo campetto, ho detto, sì, ma che ti dispiace portare i vostri ragazzi nel tuo campo, perché così qua tutti i giorni che vengono a citofonare, si è rotto la luce, si è rotto il vetro. Così è entrato per gioco. È il vicino di casa, che lui ha una cartolibreria, il giornalaio, faceva sta scuola calcio, diciamo così, l'oratorio della parrocchia Annunziatella. Dato che il campo si trovava a 100 metri da casa mia, portalo a giocare con noi, tanto piuttosto che stare sempre giù al cortile, perché io poi facevo danni, scassavo tutto, quindi. Sì, prenditelo pure, cioè portatelo con te. Lui dopo i primi allenamenti disse subito a mio papà, ha qualcosa di particolare Fabio, un modo di calciare che nessuno mai ha insegnato, è un dono suo, poi da qui a quello che può fare non si sa, però è un po' diverso dagli altri. Ciro prima. È un talento naturale secondo me, perché ha delle caratteristiche fisiche che a 4-5 anni gli permettevano di tirare di collo piede raso terra, senza che il pallone si alzava di un centimetro. Quindi questa è una cosa innata nel fisico. Essendo il fratello più grande, lo aiutava a fare i compiti. Per farlo studiare lo dovevamo, tra virgolette, ricattare. Dicevamo sempre, ma se tu poi diventi famoso e ti faranno le interviste, non saprai parlare, farai un sacco di figuracce. E quindi lui anche
diciamo, a malavoglia si metteva e studiava. Tutto contento, si vestiva subito, non vedeva l'ora di andare al campo, già con le scarpette, con i tacchetti. La mamma lo guardava dal balcone che lui attraversava la strada per andare al campo. Io le merende qua gli dovevo abbassare con il paniere. E io gli dicevo, non fare la doccia al campo, io ti aspetto, io mi affacciavo al balcone per guardare, e subito il bagnetto pronto. Era una famosa partita che all'inizio lui non era schierato titolare, era un derby e perdevamo 3-0. Nel secondo tempo l'ho messo in campo ed abbiamo vinto 5-3. Lui voleva sempre giocare, sempre giocare. Una volta mi ricordo a Torre del Greco giocavano i ragazzini, io andai nel spiatore e lui piangeva, dico, che è successo? Ha fatto male. Il mister dice, no, quello piange perché è finita la partita, voleva giocare ancora. Primo provino hanno fatto su a Piemonte con la Roma, ho fatto una settimana col Parma, una settimana a Udine, una settimana col Toro, una settimana con la Juve, e così andammo avanti facendo tutti questi provini. Ero tutto contento di andare, si faceva il viaggio tranquillamente, senza problemi, stava nel mondo suo, lui ormai viveva per il calcio. Da Vicenza non tornammo giù, andammo a Torino direttamente. E fece benissimo col Toro. Infatti loro subito hanno detto che lo volevano. Il dottor Gabbetti mi portò al bar, brindammo. Dico, ma sta succedendo? Questo può brindare a che cosa? Volevano che io firmassi il contratto. Allora gli dico, guardi, ci vuole pure la signora, giustamente. Mia moglie dice, ma questo, come facciamo? Mandiamo via da... è così piccolo. Dico, vabbè, non è che lo mandiamo, sta in mezzo alla strada. Sarà guardato da qualcuno sicuramente. Dice, ma se ne va anche quest'altro figlio. Cioè, siamo rimasti un pochettino così, dici, spogli. Sempre per il loro bene, gli abbiamo dato questa chance. Se poi loro, durante il percorso, loro non andava, potevano sempre tornare a casa. Io non l'ho vissuta molto bene la sua partenza. Voglio dire, quando poi ho saputo che lui andava via, io non gliel'ho mai, diciamo, detto, ma ho sofferto molto la sua lontananza. E poi l'abbiamo portata a Fabio a Torino, in questa casa dove doveva dormire, e gli altri ragazzi ancora dovevano venire. C'era solo Fabio che doveva dormire, aveva 13 anni e qualcosa. Mio marito aveva prenotato l'albergo, io ho detto no, dormiamo in macchina sotto al palazzo di Fabio. Fabio deve sapere che noi stiamo qua. Il pensiero era sempre se il ragazzo riusciva a resistere a stare fuori di casa, perché poi non aveva più i fratelli, gli amici, cioè è tosto per un bambino di 13 anni. Io ero a pezzi, io chiamavo alle 2-3 di notte piangendo a casa, non ce la faccio, mi manca troppo la famiglia, mi mancano i fratelli. Una volta siamo andati lì a capire un poco come, che vita faceva. Andava a scuola al mattino, poi noi lo aspettavamo fuori, lui scendeva con due zainetti, uno della scuola e uno del calcio. E noi seguivamo con la macchina dietro al pullman, lui non ci vedeva lui a noi. Poi scendeva da quel pullman, ne prendeva un altro e andava al campo a fare gli allenamenti. Poi da lì tornava a casa. Praticamente una giornataccia faceva. Abbiamo visto questo crescere piano piano e ci siamo anche noi un po' amalgamati in questo cammino. Certo, noi abbiamo fatto sacrifici, però secondo me li ha fatto più lui. No, diceva Fabio, ma tu se te ne vuoi scendere ce ne andiamo subito, gli chiamano il direttore, dice no papà, io voglio fare il... devo stare qui, voglio fare il calciatore. Pepe prima,
quando esci da casa e vai fuori da casa senza i genitori, senza l'appoggio della famiglia, cresci obiettivamente prima, perché ti si creano tante altre situazioni, e lui era già un ragazzo molto più maturo di noi per i 15 anni che avevamo. Già si parlava di lui molto più di tanti altri di noi che stavano in nazionale, perché lui era una piccola stella del settore giovanile del Torino e se ne parlava in gran bene. Ho fatto le solite a 17 anni, quindi vado in prima squadra, sono convocato, non sapevo manco se andavo in panchina. Il Mondonico mi fa riscaldati che entri subito. Non lo so come ho potuto fare il riscaldamento. Correvo ma non capivo cosa stessi facendo, cioè faccio le solite in Serie A, sto entrando, ero paralizzato. Così lo vedemmo uscire con la squadra in mezzo al campo. Lui siamo rimasti pure noi, dice, ma Fabio sta giocando. Per noi fu un'emozione. Comunque dopo 30 minuti esco, non ce la facevo più, ero morto. Ho avuto 2 giorni per riprendermi. Giulio prima. Io lo considero un fratello minore, è più piccolino, cioè abbiamo 15 anni di differenza, però questi 15 anni non si sono mai notati, insomma, perché cioè, tutte le volte che siamo insieme è come se ci fosse una simbiosi. Vittorio era cliente al mio negozio, si era creato questo rapporto di simpatia, di amicizia. Vittorio disse ti devo regalare una maglietta di Fabio, perché poi finì il campionato e lui ritornò a Torino, più o meno intorno ai 18 anni. Venne sto ragazzo Fabio, accompagnato dal papà, con sta bustina e mi regalò sta maglietta del Torino. Parlavamo perché Fabio ha sempre avuto un po' il debole per l'elettronica, visto che noi quei giorni là siamo aperti tutto il giorno, insomma, ininterrottamente. Gli chiesi se voleva pranzare magari con noi, mangiavamo una pizza al volo, una cosa del genere, e lui rimase. Quel periodo Fabio non era quello che è oggi, insomma. Era un ragazzo che giocava a calcio più o meno bene. Nell'amicizia è una persona, è uno spasso, cioè ti fa morire. Ti dico ti fa morire, anche se non sembra. Cioè se non faceva il calciatore forse avrebbe potuto fare anche il comico, perché c'ha delle mimiche quando parliamo tra di noi che a me fa morire. C1, girone C, all'epoca era tosta. Quelle trasferte lunghissime col pullman, oppure che vincevi in campi difficili, che per uscire dal campo dovevi aspettare che facesse mezzanotte, perché sennò ammazzavano. Se uscivi, tra virgolette, vivo dalla Serie C, allora hai fatto le ossa. Io sono orgoglioso, dico, di aver fatto tutta la gavetta. C2, C1, B. B, ritorno al Toro, vinco il campionato col Toro, che poi dopo successivamente il Toro fallì. E mi prese l'Udinese, poi mi diede in prestito all'Ascoli. Ascoli andò in Serie A al posto del Toro che fallì. Però era quella classica annata dove io tiravo e la palla usciva di 10 centimetri, o il portiere ti faceva il miracolo. La palla non voleva entrare, impazzivi. Ascoli-Treviso, era uno scontro diretto. Lì sono impazzito di gioia, proprio per me, il primo gol in Serie A. Fece un casino praticamente. Per me che comunque arrivavo, mi ero fatto piano piano, stavo facendo sta scala. Per me la Samp era il top veramente, nel senso di dire arrivo in una grande squadra. E arrivo qui e beh, con grande entusiasmo, non ricordo, era il giorno dopo che l'Italia vinse il mondiale.
partiamo per il ritiro, così entusiasmo a palla. Praticamente facevamo le ripetute sui 1000 metri, ma io stavo con dei giocatori di fascia. Questi facevano una falcata, lo giuro, non sudavano, io impazzivo. O arrivo morto o devo mollare un po' prima, non ce la facevo. E il mister si lamentò con la società, fa: chi mi avete preso? Avete preso un giocatore che non ce la fa. Non era facile, io comunque non avevo dimostrato ancora niente in carriera. Poi allo stesso tempo dicevo: devo sfruttare il momento, devo sfruttare l'attimo, perché poi non so se mi ricapitano più altre occasioni. Paolo Condò prima. Mi ricordo di aver scritto di lui che fosse un trattato di balistica, perché appunto lui comincia a segnare con una certa regolarità dei gol molto irregolari. Ricordo che la prima cosa che mi entusiasmò di lui fu il coraggio di esporsi una brutta figura. Quagliarella si gira, il destro, gol pazzesco di Quagliarella, la mette sotto la traversa, raddoppio Samp. Perché quando tu tiri al volo il pallone che ti arriva, in qualche modo rischi di mandarlo in curva suscitando le risate, il dileggio. Quagliarella non ha questa paura fin dall'inizio. Fin da ragazzino, non ha questa paura. Si pone Loria, passa per Quagliarella, Quagliarella! Il gol di Quagliarella! Da metà campo tirava, faceva gol. Da fuori altri faceva dei gol incredibili. Quagliarella rientra sul destro, la spara in porta, la sentenza di Quagliarella. Impossibile. Una volta a metà campo a Chievo ha fatto gol. Quagliarella ci prova da metà campo! Di Quagliarella da metà campo. Quando vedo sta palla rimbalzare ho pensato che tiro. Quando ho visto il portiere metteva la mano e poi non ci arriva e vedo poi che la palla tocca la rete così, ho fatto gol. Quasi non me ne ero reso conto, ma veramente ho segnato da lì. Scavalca il portiere, uno dei gol più belli di questo campionato. Si sembra anche 2 minuti e mezzo, eh? Nel piano prima. Poca pressione. Chi arriva è perché merita, punto. E così deve essere la nazionale. Quell'ingresso era un ingresso dovuto. Subito si è creato una perfetta sintonia fra tutti quanti. La nazionale era da poco stato campione del mondo, quindi siamo a marzo. Mi disse: guarda, è probabile che vieni chiamato in nazionale. Io dissi: vabbè, cioè, sapete chi c'era davanti in nazionale? Ho detto: vado a fare che? Magazziniere, cioè, che va a fare in nazionale? Faceva parte di quella squadra che ha vinto il mondiale 2 mesi prima. Cioè, lui stava con Buffone, campione del mondo, cioè, tutti questi giocatori. Io ero nel spogliatoio imbarazzato. Imbarazzati, li guardavo e facevo, fino a 5-6 mesi fa erano in cui si alzavano la coppa. Del Piero, Inzaghi, Toni, Pirlo, Gattuso, cioè, c'erano i campioni del mondo. Dice, è giusto pure io con loro. Li guardavo per dire gente tranquilla, ma allo stesso tempo di una personalità fortissima. Cannavaro che ti parla, ride e scherzo. Zambrotta che è tranquillo. Gattuso che non vuole perdere qualsiasi gioco si faccia, è in soggezione, infatti giocavano calcio fenomenale, cioè quando avevano la palla nei piedi guardavo e dicevo: madonna. Io dove mi imbarazzavo più di tutto è quando c'erano le partitelle, tutti miei facevo: cosa c'entro con sta gente? Cioè, capisci, ero... Infatti ho preso una maglia, ho chiesto al magazziniere se potevo prendere una maglia d'allenamento e farla autografare da tutti. I campioni del mondo, cioè sta maglia per me vale tanto. Io arrivo a Udine dove mi ritrovo in una società dove ha puntato tanto su di me. Non sapevo cosa mi aspettasse. L'Udinese 2 anni prima aveva fatto la Champions. Si è ritrovato a Udine a giocare da
da esterno. E in partenza non era una cosa che gli è piaciuta moltissimo. Io becco allenatore Marino e lui mi fa giocare esterno. Passano 3 o 4 partite. Non era contento di questa situazione perché lui voleva fare il centravanti. Ho detto preferisco fare la prima punta che fare l'esterno. Mi fa va bene, fa solo sappi che sei in concorrenza con c'è la Floro Flores e la Samoa. Faccio sì, faccio, non c'è nessun problema. E mi ricordo una partita col Parma, eravamo tutte e due in panchina, ci manda a scaldare il mister. Sesta giornata di campionato, Udinese Parma. Lo fa entrare da centravanti negli ultimi 20 minuti, fa gol. E cambia praticamente la carriera e la stagione di Fabio. Da quel momento comincia a giocare centravanti e fa tantissimi gol. Quagliarella con destro! Quagliarella! Quagliarella sempre lui! Quagliarella di testa, rete! A distanza di tanti anni dobbiamo dargli ragione, perché uno che fa 150 gol vuol dire che più sta vicino alla porta e più è incisivo. Quagliarella non è un attaccante che aspetta il pallone, ma se lo va a cercare. Alvarez gioca all'indietro, non c'è il controllo, allora Quagliarella arriva a prendersela, Quagliarella cade e si rialza, ancora Quagliarella, vede la porta, la cerca Quagliarella, che si inventa un gol favoloso, Fabio Quagliarella, cosa si è inventato per battere Marco Amelia dalla distanza, un gol tutto di Fabio Quagliarella. In un contesto mi sono divertito tantissimo. Ho fatto tante di quelle risate quell'anno, tra Floro Flores, Pepe, cioè, da così. A parte era una squadra forte, forte, giovane e forte. L'unico che parlava italiano secondo me era Sanchez dei 5, che era straniero, perché eravamo io di Natale, Floro Flores e Quagliarella. Cioè eravamo, sai, loro 3 di Napoli, io di Roma. Si parlava spesso in dialetto e gli ho detto ragazzi quasi ci fanno intervista, l'unico che parla italiano è Sanchez, gli ho detto, perché il resto poi noi. Siamo alla fine del primo tempo, Napoli in vantaggio 2-1 sull'Udinese. Fece un gol con l'Udinese a Napoli? La partita contro il Napoli è sempre una partita particolare. Poi quel giorno lì era il giorno del mio compleanno. Arriva sta palla che mi crossa Isla, crossa. Praticamente lui mi butta sta pallaccia così a mezza altezza. Quando mi arriva sta palla mi viene distinto di andarla a colpire al volo senza neanche pensarci su 2 volte. Fu talmente veloce il gesto e l'esecuzione che il portiere resta fermo, quindi non se l'aspetta minimamente. Sì, io esulto perché è il giorno del mio compleanno, perché ho fatto un grande gol, quindi a un certo punto mi sembrava quasi come se fosse annullato, perché c'era quasi un silenzio. Poi piano piano sentì degli applausi che partivano dallo stadio. Super gol di Quagliarella, sentite gli applausi del San Paolo. Questa è la sportività dello stadio San Paolo, super gol di Quagliarella, applauditissimo da tutto lo stadio di Fuori Grotta. Ha segnato un gol pazzesco. Si vede che il giovane Quagliarella è uno destinato ad avere una lunga carriera in Serie A. Tu non lo sai quello che potrà dare. Però dici, se questo è un ragazzo quadrato, farà delle belle cose. Iniziava ad essere un po' più conosciuto. Pure nella mia città sembra sempre che nessuno guarda, poi alla fine ti guardano tutti. Appena Fabio tornava a casa, non vi dico quante persone mi chiedono di lui. Pure se andavamo in una pizzeria, qua Fabio veniva assalito dai tifosi. Quindi cercavamo sempre un locale dove era possibile una saletta un po' più in disparte per farlo stare tranquillo. Dicevamo Fabio, non è stare come vivi al nord tranquillo. Lì aspettano che finisce ad esempio di cenare, poi vanno vicino per un autografo, una foto. Mentre qua siamo un po' più calorosi.
come capita tuttora, mi arrivano lettere di tifosi, lettere di, boh, di gente che chiede, non so, aiuto. Però ti dici, ti arrivano talmente tanti, ti vorresti accontentare qualcuno, però dici, come fai? Cioè, tante lettere ti arrivano. Fabio poi quando veniva al negozio spesso col mio computer insomma si collegava. E un giorno lui si stava collegando e vide che già era collegato. Anche si chiese come può essere. Fabio, vabbè, dissi c'ho proprio la persona giusta, Raffaele. Rappresentante della giustizia che si occupa proprio di quel tipo di reati, e in quell'occasione glielo presentai. Breve tempo, più o meno, mi risolve il problema. Comunque sto account l'aveva presa una ragazza, lasciala stare, cioè non mi interessa andare a fare la guerra contro... Dopo un bel po' di tempo iniziano ad arrivare minacce sotto forma anonimati. Arrivano le prime lettere, due o tre così, faccio, beh, c'è qualcuno che... chi è il pazzo, chi ha voglia di divertirsi? Mi arrivavano le SIM. Su questi fogli c'era scritto che queste erano le SIM che io usavo per contattare ragazzine. Poi iniziano ad arrivare a me, iniziano ad arrivare giù alla mia famiglia. Le cose vanno avanti. Abbiamo cominciato ad avere le lettere. Dico, ma sto scemo, ma chi è? Però non riusciamo a capire chi era questo. A chi mi devo rivolgere? Di chi mi posso fidare? Parlando con Giulio così, ti ricordi? Lui lavora sempre per la polizia postale, quindi potrebbe darti una mano. Gli dico il problema che ho. Qualsiasi non è un problema, non ti preoccupare, anche perché fa proprio quel lavoro lì. Come trovo questo amico, questo Raffaele, gli faccio Raffaele, ma mi è arrivato questo messaggio, ma cos'è? Dice, ma tu l'hai aperto il messaggio? Certo, arriva un messaggio, che faccio? Dice, mannaggia, non lo dovevi aprire. Tu non dovresti mai aprire questi messaggi, perché al momento che tu apri un messaggio potresti avere il telefono sotto controllo. Allora a questo punto dico, Raffaele, che possiamo fare? Dice, se mi lasciate i cellulari, così cerco di pulirli in modo che non stanno più sotto controllo di persone poco raccomandabili. Anche se non devo nascondere niente, però avere il telefono sotto controllo, ho detto non mi piace sta cosa. Arrembaggio da parte dell'Udinese, avanza a Pepe, palla al piede, e cerca Quagliarella in mezzo, Quagliarella che lo sbaglia, Udinese 5, Cagliari 2, ancora in rete Fabio Quagliarella. Brilla la stella del giovane bomber napoletano, 13 gol in questo campionato, sono 21 in questa sua straordinaria stagione. Alla fine di campionato a giugno si sarebbero aperto i mercati e lui, mi ricordo, a fine maggio ci aveva detto che il Napoli era interessato a lui e che molto probabilmente lui sarebbe sceso qui a Napoli. Circolava questa notizia, c'era nell'aria però non si sapeva insomma. E poi una mattina, quello che non scorderò mai, che lui mi chiamò come un bambino a cui hai comprato il giocattolo, mi chiama e mi dice, gridando dall'altro lato, tutto a posto, oggi firmato. E io gli chiedo, scusa, che significa? Dice, tutto a posto, ho firmato, scendo giù, me ne ritorno a casa, vengo a giocare a Napoli. Quando poi io l'ho chiesto, lui diceva, ma te capite, vengo a Napoli.
saluto al San Paolo, l'ho visto sempre dagli spalti, adesso ci gioco io. Per lui è stato un sogno realizzato. Lui era strafelice, era il suo sogno era giocare a Napoli. Era il suo sogno da quando era bambino. Giocare a Napoli per un napoletano è qualcosa di impressionante. Stando sempre fuori, adesso tu lo tenevi a casa, facevi gli allenamenti, tornava a casa. Che poi lui viveva su da mamma, perché non essendo sposato aveva una famiglia, stava su da mamma e noi come punto di riferimento venivamo qua con le mie bambine e stavamo sempre qui con lui. Diceva lui, io mi devo godere i miei genitori, voi ve siete goduti, io no, quindi ogni minuto devo stare con loro. Annata positiva sotto tutti i punti di vista, totalmente diversa da tutte le mie altre esperienze. A Napoli hanno fatto di tutto per Fabio, la pizza, il gelato di Guagliarella, hanno fatto di tutto e di più. Veramente poi i napoletani sono un tifo particolare rispetto agli altri. Iniziavano a fare caffè, pizze a nome mio, questa cosa mi divertiva molto, allo stesso tempo mi metteva ovviamente un po' di pressione, nel senso che la gente si aspettava tanto da me. Un giorno ritornava dall'allenamento da Castelvolturno, mi diceva ma mettiamoci a fare due chiacchiere fuori al negozio. All'improvviso c'è stato il caos. Traffico bloccate, gente che scendeva dalle auto lasciandole in mezzo alla strada, gente che scendeva dai palazzi. Fece qualcosa come circa 70-80 foto, c'era gente proprio la folla, tipo concerti, queste cose qua, che a un certo punto lo dovetti tirare di forza dentro al negozio. Castellammare di Stabia si ferma in attesa, la folla urla il suo nome e applaude per accogliere il campione neoacquisto del Napoli. E quando Fabio Quagliarella sale sul palco è il delirio. Lui aveva una popolarità a Napoli assurda, io la paragono a quella di Maradona. Nell'aria si sente vibrare l'emozione di grandi e piccoli, orgogliosi dell'umile campione stabiese, del suo cammino nel mondo calcistico sino ai massimi livelli. C'eravamo tanta di quella gente che hanno fatto una grandissima festa. Sul palco ha parlato delle sue aspettative per la nuova avventura azzurra che partirà con il ritiro insieme alla squadra a metà luglio. Alla sera prima mi arriva un messaggio a me e mi fa state attente di mano a me sparangava. Cioè è una cosa terribile. E mio padre gli arriva un messaggio sul cellulare e mi diceva che non gli deve andare perché se no l'avrebbero sparato, l'avrebbero ucciso. E là la preoccupazione era forte perché poi noi ci andammo e non c'era una sola persona, c'erano tante persone, tutti ti giravi attorno e vedevi chi è, chi non è, cioè là è stata preoccupante proprio. A me mi dispiaceva tanto soprattutto per i miei. Loro la vivevano molto di più, poi tante cose che ho saputo dopo che mi nascondevano per cercare di farmi stare tranquillo, perché io comunque giustamente mi dovevo concentrare a giocare. Vedere tutto lo stadio San Paolo, 70.000 persone, cioè io mi guardavo intorno, vedevo la gente che si sporgeva al parapetto, cioè questa massa di gente, tutti quanti a gridare di tutto lo stadio, Fabio, Fabio, Fabio. C'era lui in mezzo a campo, che era l'idolo degli altri, era...
È stata un'emozione indescrivibile. Ricorderò mai le parole di un ragazzo della curva che mi disse: quando lui segna è come se segnassimo ognuno di noi. E ogni tifoso, cioè, si identificava in Fabio, era come se stesse lui in campo. Eravamo a Sestriere, quindi per fare la preparazione, poi iniziai, dovevo scegliere i 23 per il mondiale. Ero tesissima, ero facendo male. Mi convocano. Sento bussare alla porta. Apro e c'era Fabio Cannavaro. Faccio, capitano, dimmi. Fabio Chiolini mi fa: tutto a posto, tutto tranquillo, stai sereno. Mi si praticamente elenca, restano a casa e fa i nomi e non c'è il mio nome di cui resta capo. Poi entro in camera e impazzisco. Scrivo ovviamente alla mia famiglia, mio papà: chiamo, faccio di qua, sono stato convocato, ero al settimo cielo. È stata una cosa incredibile, dice: Fabio sta facendo il mondiale, cioè arrivare addirittura al mondiale, la ciliegina sulla torta. La sensazione. Con l'avventura lì io sono centrocampista. Ritorniamo di nuovo a fare centrocampista esterno, sinistro. Il mondiale è tornato Lippi e Lippi paga il fatto di avere una fiducia enorme e a quel punto smodata verso alcuni dei giocatori che l'hanno portato al titolo mondiale. Il dentro o fuori con la Slovacchia, una gara che l'Italia deve vincere per non uscire dal mondiale. L'undici azzurro entra in campo contratto, impaurito, bloccato. Da subito subisce la maggiore intraprendenza della Slovacchia, una squadra modesta, scolastica. Mi ricordo che finisce il primo tempo e si avvicina il mister, vicino a me, mi fa: riscaldati che ti faccio entrare subito. Diciamo, c'è bella partita, già mi stiamo andando fuori dal mondiale, cioè pensi quello, no? E la squadra sembra girare diversamente, grazie soprattutto alla vivacità di Quagliarella. Ci si mette anche la cattiva sorte, grazie a questo salvataggio sulla linea. Fa un gol sulla linea che non si sa se è la palla entrata. Il miracolo del portiere che mi fa. L'Italia sembra trovare il pareggio, ma questione di millimetri, perché Quagliarella è in fuorigioco. Mi ricordo lì sì che De Rossi portava palla. Io ero lì che dicevo: dammela. Poi al momento che facevo lo scavino, facevo: se lo sbaglio al 90esimo che stiamo perdendo, ci puoi si mette a fare i pallonetti? Fortunatamente la palla entrò, gli ho detto: dai, può darsi che il destino vuole che... Il suo è il gol della grande speranza, un gol fantastico, alla Quagliarella proprio. Che però arriva troppo tardi, non riesce più a risalire la corrente. Certo, rivedere adesso avrebbe meritato più spazio. Al fischio finale l'Italia è già fuori dal mondiale. Le lacrime di Quagliarella, la delusione per il rocambolesco 3-3 sfumato proprio all'ultimo secondo, sono la fotografia impietosa del nostro mondiale. Quagliarella era uno a quale affidarsi, direi, abbastanza ciecamente. Questo si divertiva proprio, alle spalle nostre, ma finché era un divertimento, ancora, però quando minacciamo di morte, ecco, non va bene. Lo diceva nelle lettere. Fabio era un pedofilo, si faceva cocaina, addirittura foto di donne nude, che Fabio aveva tutte queste donne che poi diceva: se qualcuno vuole qualche dopo, basta chiamare Fabio, non c'è problema. Addirittura pedofilo, ma scherziamo,
e dopo lo fa. Pure Giulio aveva delle lettere. Diceva, c'è posto per te? Sì, sì, arrivate pure a me. Arrivavano pure a lui le lettere. Io rientro dal negozio, vado su per pranzare, trovo mia moglie con questa lettera in mano, dove questa fantomatica amante manifestava la nostra storia, non ce la faceva più, insomma, queste cose qua. Anche mia moglie mi dice, fatti la valigia e vattene. Dice, guarda, non è vero, guarda. E gli spiego un attimino brevemente quello che mi stava succedendo. Chiaramente lei non ti crede. Allora tu che fai? Alzo il telefono, a chi chiamo? Raffaele Piccolo. A che lui parla col telefono a viva voce e dice, sì, Giulio riceve minaccia da 2 anni. Inizialmente credevamo che fosse qualcuno così, non c'è niente da fare, quindi si è messo a giocare su queste cose. Poi sono passati gli anni e le cose continuavano. Alcune lettere che mandava erano molto, molto, diciamo, di persone che stavano vicino. Stanzi addosso di dire chi può essere. Quindi se qualcuno ti chiedeva qualcosa di Fabio, cioè, perché questo me lo chiede? Pure la famiglia, i familiari più... i zii, i cugini, cioè, può essere uno di loro, che non è possibile, sa tante cose che a stento le sappiamo noi. Io personalmente cercavo sempre di trovare qualche cosina per capire un po' di arrivare a questa persona che ci ho provato in tutte le maniere, però non riuscivamo ancora a capire questo chi era. Con questo Raffaele ci sentivamo spesso a telefono. Lui ci portava i prestampati della polizia, li riempiva e firmava Fabio, firmava io. Di ogni qualvolta a me mi arrivava un messaggio, una lettera o quello che sia, sistematicamente mi rivolgeva a lui. Non parlate, non dite nulla perché può essere questa persona qua, non facevamo uscire la cosa fuori. Non puoi parlarne con nessuno e quindi devi tenere tutto dentro. Poi io sono un carattere abbastanza introverso e quindi tante cose riuscivo ad isolarmi. Quando entri poi in quel loop fai fatica, cioè vai a dubitare di tutti, credimi. Di tutti noi abbiamo dubitato. Dopo il mondiale io mi arriva già all'orecchio che praticamente la società non ne vuole sapere più di me. Poi io devo giocare e niente, mi viene comunicato che non devo giocare perché è stato trovato l'accordo così. Salao i Guagliarello, Guagliarello! Guagliarella, sacco e mezzo! Fabio! Fabio! Guagliarella! Fabio! Mi chiamano e mi dicono, i tifosi fuori ti vogliono parlare, e faccio... Non so, manco io esco fuori, cosa gli dico a sta gente? Hai messo zizzania, sei stato tu! Provo a parlare con i tifosi sotto lì, però io ovviamente li capivo, faccio qualsiasi cosa gli posso dire, cioè, sembra che gli sto dando il contentino, ma la gente non è stupida. Tragitto dall'albergo ad arrivare poi a Torino, sto male, ma proprio male io. Stavo in uno stato, io ero in bagno, c'era Iezzo che dormiva, ma non mi sentiva, urlavo per dirgli dammi una mano perché sto male, però non mi ha mai sentito. C'è gente che ci telefonava a casa di notte, gente che telefonava di notte a casa, io gli facevo, papà, tu sto numero di telefono di casa te lo devi togliere.
E i miei nipoti a scuola sono soggetti a quello che dicono così, i miei fratelli idem. La testa ha un bombardamento pazzesco. Questo qui che continua con le lettere. So io che sono andato via da Napoli, in più ho tutta praticamente una città che ho contro. Fabio ama Napoli. Il sogno di Fabio, che almeno che io sappia, era quello di diventare un giorno il capitano del Napoli. Il suo comportamento e la sua scelta di andare via da Napoli è stata fraintesa. Mi diceva sempre: papà, chissà un giorno se riuscirò a fare qualche anno a Napoli. Sai, un sogno proprio impossibile. Poi c'era riuscito, però sto signore ci ha fatto di tutto per farmi andare via. Che poteva fare? Fabio ha interrotto un sogno, ma gli ha interrotto davvero. Cioè, non sappiamo la carriera di Fabio che cosa sarebbe potuto essere. Tu immagina Fabio a Napoli, magari vincere lo scudetto, perché Fabio non si sarebbe mai mosso da Napoli. Capitano del Napoli. La cosa brutta è stata che no, quando è andato via non ha potuto dire niente, non si è potuto giustificare. I tifosi che l'hanno visto partire, per loro è stato spiegabile la cosa e noi non potevamo dire niente. Obiettivamente mi ha sorpreso la situazione, perché nonostante l'amicizia che c'è da veramente da 15 anni, Fabio è stato super riservato su sta cosa. E quando me lo sono ritrovato alla Juve, da una parte sono stato molto contento, perché sapevo che giocatore era, che ragazzo era, che ci poteva dare una grande mano, perché la Juve era in ricostruzione in quel periodo. Però non potevo immaginare quello che era successo nell'anno di Napoli. Letta adesso, il trasferimento a Torino naturalmente è un salto di qualità. Lui vince 3 scudetti. Però quel periodo storico la Juventus non era assolutamente l'approdo desiderato come è adesso da tutti i giocatori. Qui da noi non può trovare spazio, sarebbe giusto darlo alla Juventus dove può andare a giocare. Vista adesso sembra fantascienza, ma la Juventus era quello. Era una situazione particolare per la Juve, di ricrescita, di... E quindi ho detto, beh, questo è sicuramente un'arma potente per noi. Prima stagione fece cose straordinarie. C'era una squadra che lavorava, ma lui era il finalizzatore che in quel momento ci ha portato ad essere primi in classifica. A noi ha aiutato tantissimo, perché comunque Fabio è un attaccante un po' diverso da tutti, cioè non ha questo grande fisico, però sa proteggere bene la palla. Non è rapidissimo, però se si gira e calcia vede sempre la porta. E dentro l'area è difficile da marcare perché è sempre in movimento. Cioè, quando vedevo mio fratello in campo, a volte dicevo come fa, perché ha avuto una forza straordinaria, veramente, è stata molto molto forte. Raffaele, questo sta nella polizia postale, dice: quando arrivano le lettere non li prendete con le mani, prendete con una pinzetta, mettete in una busta e li faccio analizzare, vediamo le impronte, vediamo di chi potrebbero essere.
cioè mia mamma, che poverina, era lei che andava poi a prendere le lettere dalla buca. Arrivava a casa, mio padre vedeva la lettera lì sopra e faceva: come l'hai presa? E mia mamma diceva: l'ho presa normale. Mio padre si incazzava: no, ti ho detto che tu non lo dovevi prendere così. Mamma, fammi, io che ne so cosa c'è lì dentro. C'era una tensione dentro casa, comunque si respirava proprio sto clima di nervosismo. Era un peso enorme anche per noi, perché non poter parlare con nessuno, avere qua e non poterlo dire, questo è stato ancora più brutto. Torno a casa, il giorno dopo arriva proprio una bara fatta piccola, la bara è proprio in legno così, con dentro la mia foto, con tanto di allegato di lettera, dove dice: questa è la fine che farà tuo figlio. Mia mamma, mio papà, vedere proprio la foto del figlio associata alla bara, ok. Dicevo: Fabio vive da solo. Diceva: se qualcuno sa dove abita, può aspettarlo giù, può fargli qualcosa. Tu c'hai paura, capite? Dici: come fai? Poi Fabio che sta a 1000 chilometri lontano, come fai? Come fa a stare tranquilli che sa che noi da un momento all'altro può succedere qualcosa? Questo è il mio augurio che faccio, che non esistono più queste persone, non lo so chi gli viene, non lo so. Mia mamma è sempre stata quella dove c'aveva più lucidità. Dopo anni e anni lei è sempre stata quella che ha mantenuto, fatta da collante, cioè quella che ha mantenuto tutti i pezzi per dire: cioè, prima o poi lo beccheremo questo, c'è stata questa persona che sta lavorando. Beccano gente che dopo 100 anni che ha ammazzato qualcuno, mo capirai che se non becchiamo. Con questo Raffaele ci sentivamo spesso a telefono. Raffaele, allora notizie, come sono? Sì, stiamo a buon punto, stiamo lavorando, stiamo cercando, ma non ti preoccupare, stai tranquillo che lo prendiamo. Però non lo prendevano mai. Però tutte le domeniche mattine ci sentivamo e ci andavamo a prendere un caffè insieme. Una domenica mattina, qui lei ha il cellulare, io ce l'ho sul comodino H24. Questo mi fa: hai capito? Mi hanno mandato pure a me sti disgraziati, mi hanno mandato pure a me un messaggio di minaccia. Ci prendiamo il caffè al bar. Gli faccio: Raffaele, scusami, mi fai vedere quel messaggio? Poi mi fa: l'ho cancellato. Ma noi stiamo in mano a te da 3 o 4 anni, stiamo veramente soffrendo. Tu c'hai una prova, puoi capire ancora meglio che sta succedendo, tu lo vuoi a cancellare. Cioè lì si è accesa la lampadina. Dico: ma vuoi vedere che è proprio lui? Però ho chiamato Susanna, dico: Susanna, vieni. Susanna stava in cucina. Dico: ma tu hai capito? Forse ho capito chi è questo che ci sta proprio ammazzando. Dice: chi è? È Raffaele Piccolo. Se n'è andato, se è andato in cucina, ma ha pensato proprio. La mamma mi fa: tuo padre ha detto che ha capito chi è. Sarebbe? Ti dobbiamo andare a ammazzare. Fa: no, è Raffaele, secondo me. Immagini che ti dicono il nome di chi ti sta aiutando fondamentalmente. Viene quasi da ridere, faccio: cosa stai dicendo? Secondo me è lui. Noi poi diciamo: papà, sta tranquillo, sicuro? Voi state tranquilli, non mi preoccupate, ora ci penso io. Comprarsi registratori da mettersi, se le metteva dappertutto, mutande, tasche, così, perché mi fa: io mo devo far parlare. Ho comprato un videoregistratore, ho pagato 90 euro. Me lo sono messo nelle mutande, se lo dico, questo sicuramente. Infatti quando sono entrato a casa sua, che lui mi aveva invitato a casa, togliti il giubbotto, io mi sono tolto il giubbotto, lui l'ha appeso all'entrata, dice: questo c'è qualcosa addosso, e ce l'ho messo sul tavolo e l'ho registrato. Non sono voluto andare al commissariato, anche perché lui mi diceva sempre che lui la domenica, il sabato e la domenica andava sempre a trovare gli amici al commissariato, essendo lui, anche lui collega. Come faccio a fare una denuncia là dentro quando questo dopo 5 minuti già sa tutto? Questo fa scomparire tutto.
la domenica, prima che ci vedevamo mi arrivava il famoso messaggio di minacce. Sei questo, sei quell'altro, dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là, vabbè. Allora io cosa faccio? In virtù del fatto che era successo questo episodio, vado al campo da quest'abito, lui abita proprio di fronte, e c'era la colonnina col telefono. Io mi mando un messaggio stesso io sul mio cellulare e lo confronto col messaggio che mi era arrivato, che poi gli ultimi numeri non escono, e ho visto che era proprio... Oh, guarda caso, di domenica lui non va al lavoro, guarda caso il telefono di fronte al suo palazzo. Questa era un'altra prova che mi ha caricato a dire, ma questo è proprio lui. Avvocato Barile prima. Ciao. Con Fabio siamo conosciuti nel 2007 tramite un comune amico, Giulio. Abbiamo cominciato a frequentarci e proprio in quest'ottica, sai, un giorno decidiamo di, guarda, io c'ho casa a Scario, vieni con la barca e i tuoi genitori ci raggiungono, eccetera, e siamo 2 o 3 giorni insieme. È capitato una di quelle 2 giornate che il tardo pomeriggio, insomma, le famiglie tutto salirono su in villa, insomma, per preparare la cena, queste cose qua, e stammo in barca io, Fabio e Giovanni. Tu devi sapere che Vittorio è un po' sotto l'aspetto, diciamo, di padre, è molto molto possessivo, cioè uno che detta regole, uno che si deve mangiare alle 6, si deve mangiare alle 6. Ma avevamo deciso di vederci alle 6, vabbè, poi sai, ti trattieni in barca che perdiamo un po' di tempo in più. Al che poi quando risalimmo a casa ed erano verso 7:30, 8, insomma, queste cose qua, il papà di Fabio. Vittorio incazzatissimo, che miseria, avete fatto così tardi? Dice, no papà, ci siamo trattenuti sulla barca, abbiamo perso un po' di tempo, ci siamo messi un po' a scherzare. Su quelle parole, Vittorio non lo scorderà mai più, dice, poto la mienta che ti arrivi in lettera anonima. Dice, come? Dico, scusa Fabio, ma ti arrivano lettere anonime? Dice Giulio, sì, Fabio, giù, sì, ci arriva. L'avvocato all'improvviso si trasformò e... Fa, no, raccontami. Che tono sono le lettere? Cioè, dice così, no, pedofilia, così, quelli... E lui dall'altra parte mi fa, ti posso garantire che sono le stesse lettere che arrivano a me. Cominciamo a confrontarci sulle modalità, su quella che era la tipologia delle lettere, sui messaggi che arrivavano. Ci apriamo un po' con l'avvocato, no? Per dire no, è un po' di tempo che ci arrivano queste lettere. E pur non avendoli queste lettere appresso, ognuno di noi aveva un proprio, come fotografato nella mente, quello che era la lettera. Una vicenda simile gli era capitata qualche anno prima di noi. Succede un casino, perché giustamente poi la moglie che apre le lettere gli esce che pure lui è pedofilo con le bambine, foto di ragazzine nude. Immagina l'imbarazzo, torni a casa da lavoro, trovi tua moglie, dice guarda c'è... Ti è arrivata la solita busta, diciamo, gialla, con un contenente questa schermata dei mule, con fotografie, con avvocato perbenista moralista, si sollazza con giovani bambine, cioè di questo tenore. Arrivano le lettere agli ordini degli avvocati dove lui ha rischiato di grosso di essere cancellato, cioè nel senso non poteva più fare avvocato. Ha inciso notevolmente, sono stati 7 anni brutti che hanno spostato un po' il mio equilibrio, perché mi seguiva in ogni fase della mia vita. Scendevi al mattino e ti arrivava il messaggio lampo sul telefono, insultando, dicendo l'altra sera sei stato con... Allora ti senti anche osservato e ti cerchi di chiudere. Io avevo vergogna, io avevo timore di essere giudicato, avevo timore che questa storia fosse fraintesa,
che questa storia non avesse fine. E questo era il timore. Quindi lui non aveva parlato con nessuno, io non parlavo con nessuno, Giulio non parlava con... Quindi tutti avevamo le stesse lettere, però nessuno parlava tra di noi. Dice, ma voi chi è che si sta occupando di questa cosa? E noi dicemmo Raffaele Piccolo. Quando sentì il nome di Piccolo, l'avvocato si inalberò. Io l'ho conosciuto per primo. Eravamo al liceo classico di Castellammare, allo stesso istituto. Era una persona molto schiva, molto sulle sue, però sai, ognuno fa il suo percorso post liceo. Io mi sono laureato, lui è entrato in polizia. Sai che Piccolo è un funzionario della polizia postale. Ti arrivano queste lettere, ti arrivano questi messaggi, cosa pensi di fare? Ti confidi con il presunto amico. Che la cosa strana poi è che quando ti arrivava questa lettera, tu lo incontravi, stranamente lo incontravi, o ti chiamava, o lui ti chiamava per incontrarti. Cominci, sai, a confrontarti, a chiederti. Io ho tentato anche di denunciarlo, infatti rappresentai questo problema al mio collega attuale di studio. Lui mi disse, guarda Giovanni, con somma onestà, lui è una persona in questo momento che è punto di riferimento di quella che poteva essere l'attività giudiziaria della polizia postale. È una persona che almeno esternamente è diversa da come tu me la descrivi. Però io non ho dubbi per l'amicizia di crederti, però ti devo consigliare di non procedere a fare una querela, perché altrimenti poi ti esporresti eventualmente a un'archiviazione o se va avanti eventualmente calunnia da parte del Piccolo. Inutile dire che in quel momento ci raggelavamo tutti, perché poi fu dura, perché poi loro acquisirono quella consapevolezza che secondo me già c'era. E Vittorio subito acconsentì, perché Vittorio aveva recepito questa cosa. Mio papà, dopo che finì questa cena, ritornammo a Castellammare, mi fa no, sono sempre più convinto, mi fa no, non è lui, non è lui. Al che aprì in noi un attimino il sospetto, dice, ma può essere, perché poi tu dopo vai a pensare, mi è capitato quello, mi è capitato quest'altro, mi è capitato quest'altro, guarda caso è sempre lui presente. Le vittime, che all'epoca non sapevano neanche di essere vittime, hanno iniziato a nutrire dei sospetti, ma erano preoccupate al tempo stesso delle conseguenze che potevano derivare dalla presentazione di una denuncia, di una querela nei confronti del Piccolo, tenuto conto che si trattava di denunciare un poliziotto. Un giorno fui convocato in commissariato e mi venne detto, insomma, che io ero stato indagato dalla DDA. Mi ha fatto vedere sto fascicolo, che già per una persona che non ha avuto mai a che fare con la legge, vederlo e leggere il nome suo a carattere cubitale, direzione distrettuale antimafia, cioè ti sbianchi. Praticamente in quell'occasione venni a sapere che ero stato indagato dalla DDA, era stato controllato, insomma, per un certo periodo. Era successo perché lui continuamente scriveva queste lettere in anonimo. Renditi conto della pericolosità e la cattiveria con cui questo agiva. Questo Piccolo manda una lettera alla DDA e accusa Giulio, in buona sostanza, di aver venduto delle schede non registrate a parenti o presunti eventualmente killer di un omicidio di Castellammare molto, molto brutto di un consigliere comunale. Che Giulio la polizia di Dia l'ha pedinato per un bel po' di mesi. Gli hanno messo fuori al negozio, ovviamente a sua insaputa, a controllare proprio chi entrava, chi usciva dal negozio, se veramente attivava, per 3 mesi di fila.
cioè ha messo in pericolo la vita di una persona, perché comunque alla fine lo ammazzi, no? Nel senso, gli fai chiudere un'attività, cioè è andato a toccare dei tasti dove questo, cioè rischi, giocava proprio col fuoco, gliene fregava niente a lui. Uno dei poliziotti mi disse: la tua fortuna è stata che non è uscito un capello. Cioè, non la scorderò mai sta frase. Fa la sua fortuna che non ha mai fatto tanto così di sbagliato. E se no noi eravamo costretti a chiudere, portarlo dentro, poi si vedeva, cioè ha rischiato. È stato uno shock da un lato e un fatto buono dall'altro, perché poi ha fatto scoppiare questa vicenda. Io manifestai insomma tutto quello che mi stava succedendo, ma già da 4 anni, quel fatto di ricevere lettere, messaggi e cose varie. A seguito dell'intervento di Giulio, l'ispettore Berrino ci convoca. Berrino e l'altro collega suo sono venuti là. Ci siamo chiusi dentro tutti e tre e ho detto tutto quello che... E poi la polizia lo perseguitava a un certo punto. Lui perseguitava noi, poi si è capovolta la cosa, era la polizia che lo perseguitava. Gli ispettori mi diedero l'imbeccata di far finta di niente quando incontravo lui. E che nel caso in cui avessi ricevuto di nuovo messaggi, di avvisare prima loro, dice: guarda, ho ricevuto questo messaggio. Dopodiché di chiamare lui, in modo che loro avrebbero potuto individuare, localizzarlo, insomma. E ci fu un episodio in particolare, che soliti minacce, clamore, insomma, queste cose qua, a che avvisai l'ispettore e dice: ok, chiamalo. E io lo chiamo, dico: Raffaele, lo sai, ho ricevuto un altro messaggio, insomma, queste cose qua. Lui praticamente al telefono mi aveva detto che si trovava a Bagnoli per fare una cosa, una commissione, insomma questa cosa qua, e invece poi nella localizzazione non era vero, lui stava proprio lì nei paraggi da dove era partito quel messaggio. Nel giro di poco tempo loro chiamarono a mio papà, fa: Vittorio, tu hai ragione. Io da quel giorno lì non ho mai più ricevuto un messaggio che sia per sbaglio, pure di un'altra persona involontariamente, mai ricevuto più niente, mai, ma mai, mai significa mai proprio. Andai un po' in escandescenza nel tribunale. Il fatto di averlo di fronte, lui, quella sua presenza, infastidiva, guarda, ti dico, infastidiva tanto. Cominciai a fissare lui e non voglio dirti cosa mi passò per la mente di fare in quell'istante. Ci siamo parlati tante volte, dire: ma tu hai capito, questo stava in casa nostra, che poi questo qua lo portavamo al campo. Io lo facevo scendere giù ai spogliatoi per fare le foto con i giocatori. Ma lo so, questa, la sua mente, che dove voleva arrivare con tutta sta gente? Secondo me lui era entrato in quel loop lì, cioè lui si sentiva, dice: non possono mai beccare, è impossibile. Quindi dice: io li manipolo come voglio io. Quando si faceva il processo, dentro di me poi c'avevo un solo obiettivo. Cioè, poter dire finalmente la mia dopo che per anni ho preso insulti, ho preso merda, diciamo proprio così, a balanga. Se posso parlare una volta, ho detto con una sentenza in mano, l'unico momento che posso parlare. Contro il Napoli, quindi dentro di me avevo pensato: se dovessi far gol, faccio un gesto particolare per dire, io verso la mia città ho detto: non ho niente contro di voi. Batto, faccio gol, non esulto. Nel suo stadio fa 1-1, Quagliarella che non esulta. Poi mentre la squadra va a centrocampo, io faccio quel gesto lì. E chiede scusa Quagliarella ai suoi ex tifosi. Non era un chiedere scusa per il gol. Poi quella è un'altra cosa tra me e la mia città.
perché dicevo, poi sarà giustificato quel tipo di gesto, uscirà poi la sentenza, quindi fai 1+1. E allora poi dopo mi misero gli striscioni alle partite successive in casa. Quello fu probabilmente anche il momento delle massime ironie, che naturalmente riviste adesso sono di pessimo gusto. Quando eravamo ignari del motivo per cui fosse andato via da Napoli. Si deve sempre esultare per un gol. Scuse, quali scuse? I napoletani non le accettano. C'erano molte ironie su questo attaccante che non poteva mai esultare perché avendo giocato in troppe squadre ogni domenica giocava contro una ex. Guagliare, secondo me cambia troppe squadre. Ci siamo stancati, o lotti per la maglia o cambi squadra. Però all'epoca lo si era preso un po' come il prototipo del calciatore moderno che cambia tante squadre e che esagera un po' nel rispetto verso le antiche tifoserie. Addirittura le scuse per compensare le scuse. Ma non era meglio esultare e basta? Quagliarella, il tuo tempo al toro è finito, fattene una ragione. Quella cosa lì poi ha causato quel malessere che la società venne a dirmi, guarda, per il tuo bene, per il bene anche della squadra, forse è meglio che vai via. Io andai a parlare col mister e dissi, io non gliela voglio dare vinta, io voglio dimostrare che ho le palle, scendo in campo, gioco, faccio quello che devo fare, e non mi è stato dato modo. Quindi poi la società mi disse, aveva capito la situazione com'era, ma forse è meglio che tu cambi aria. Cambiamo anche se mi dispiace, perché comunque Torino per me è 13 anni ho vissuto a Torino. E poi ci fu la Samba. La Sampdoria è la prima squadra che prende Fabio e dice tu sei pilastro. Attorno a te la squadra deve svilupparsi e la squadra deve crescere. E gli piace. Io faccio i gol e ha continuato a farli. Però voglio che la squadra cresca. Quagliarella ormai nel corso del tempo si è fatto una credibilità enorme, anche come uomo spogliatoio, una sua parola ne vale 10 di un altro collega. Io sono stato lì dalle 9 fino alle 4 e mezza, 5 di sera, che è uscita la sentenza. Per noi è stata un'euforia, come se Fabio avesse vinto il mondiale. Perché ci siamo liberati. Per noi è stata veramente una cosa bella, 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 però. Che lui è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. Può dire che è stata una delle settimane più importanti per la tua vita, anche per quello che riguarda la tua vita personale, visto che forse ti sei tolto un peso, un incubo che ti ha rovinato, non condizionato sul campo, perché poi hai dimostrato di segnare anche senza quello, ci racconti. No, è stato 4-5 anni difficili, dove io e la mia famiglia abbiamo sofferto tanto e quindi fortunatamente la giustizia ci ha dato ragione, queste persone veramente non meritano tante cose, quindi abbiamo sofferto tanto, io ho sofferto l'addio a Napoli, la mia famiglia soprattutto, io ho cercato di fare il professionista, di essere concentrato sul campo, non è facile, credetemi, però alla fine siamo contenti, mi sono tolto un peso come hai detto te, però quella è la cosa più importante, alla fine era vivere bene, perché è quello che poi vogliamo tutti, vivere serenamente anche al di fuori dal nostro lavoro. Grazie. Vedere lui in un'intervista che piangeva mi ha fatto veramente male, perché so chi sono come famiglia, come persone, e non poteva esistere al mondo quello che poi è successo. Lo sono rimasto sorpreso come tutti gli altri, pur condividendo la stanza dei ritiri e quindi tanto tempo passato insieme, non sapevo nulla. Anche se a volte lo vedevi, sì, che aveva la testa da un'altra parte, però
con il senno di poi, il motivo era veramente pesante e brutto. Sarebbero dovuti essere i suoi anni migliori. È chiaro che avere un pensiero del genere ti toglie energia, concentrazione, allegria, freschezza. Sicuramente è condizionato, Fabio. Senza ombra di dubbio, perché quando porti un fardello così dentro lo porti con te stesso, prima di tutto. Che poi avete visto la reazione che lui ha avuto, di liberazione spontanea, di veramente di gioia. Ha potuto manifestare finalmente quello che aveva dentro. Si pensava a Fabio il traditore, Fabio ha lasciato Napoli. Ma Fabio ha lasciato Napoli perché? Appena uscì una notizia, fece subito 7-8 gol. Si è liberato. Guarda caso, da quel momento in poi, calcisticamente Fabio è stato tutt'altra cosa. Quindi significa che c'era qualche cosa dentro che si era inceppata, insomma. Il Quagliarella di Genova è visibilmente un giocatore liberato. Lui ha avuto una carriera indubbiamente particolare, ricca di soddisfazioni, con un finale sicuramente epico. Un crescendo, ogni domenica si raggiungeva un risultato che uno dice che non ci credeva. Berezinski controlla, cross dentro, Quagliarella, gol d'acco! Pazzesco! Fabio Quagliarella! Al volo col tacco! Incredibile gol! Riceve Barreto, palla dentro per Quagliarella, piattone porta vuota e gol! Cross in mezzo, Quagliarella! Il gol della Sampa, segnato Quagliarella! Poi classifica marcatori, vabbè, non ci crediamo perché c'è Ronaldo, c'era Piede che segnava, Zapata che faceva gol. Il tocco di Quagliarella! Poi ha fatto un altro filotto e si è allungato, tutto lui ci crediamo. Palla in mezzo, Quagliarella di testa! Non sbaglia il centravanti della Sampdoria, nono gol in stagione! Ha fatti 6 consecutivi, 7, 8, 9, è arrivato a 11. È guagliato a Batistuta. Lui mi guardò e mi disse: io non ci credo ancora nel capocannoniere della Serie A, ho sempre visto fare gli altri, cioè, mi sembra una cosa, io capocannoniere di Serie A con Ronaldo nello stesso campionato, cioè a 36 anni. Il fatto di vincere la classifica dei cannonieri per la prima volta a 36 anni è una cosa straordinaria. Veramente questi gol li fa da tutte le parti, in tutte posizioni, cioè ormai meravigliarsi sembra una cosa passata, diciamo. Mo adesso capocannoniere a 36 anni, bello, che soddisfazione, grande. Ha avuto i suoi alti e bassi, però lui ci ha sempre creduto. Ha fatto cose che davvero inimmaginabili. Io ho litigato con persone che dicevano Fabio si era baciato la maglia della Juve o la maglia della... Trovami un'immagine dove Fabio ha baciato un'altra maglia. Se me la trovi, allora è come dici tu, non esiste. Non esiste. L'unica maglia, l'unica che Fabio ha baciato è stata quella del Napoli. Per noi e per me soprattutto, tifoso del Napoli fin da bambino, è stato come un sogno. Perché vedevo il mio amico protagonista nella squadra del cuore. Mi ha portato indietro quegli anni e quelle gioie che poi ho rivissuto in parte con lui. Per chi ama il gioco del calcio, Quagliarella era un uomo che ha portato bellezza, la bellezza dei suoi gol. Sono un marchio di fabbrica. Si dirà sempre gol alla Quagliarella. La capacità di domare un pallone, di capire la curvazia necessaria per far arrivare la palla in porta.
e chi dona bellezza verrà ricordato per sempre. Siamo rimasti come eravamo e siamo una famiglia, devo dire, molto unita, veramente molto unita. Ci vogliamo bene a Fabio, no Quagliarello, cioè per noi è il nostro fratello. Mo' lasciando stare tutto quello che ha fatto, quello che è diventato, quello che farà nel futuro, vogliamo bene a lui. Che è rimasto così semplice come era. Non è cambiato. E quel bambino che ho visto andare via tanti anni fa, con la semplicità, sto a suoi vesti ancora, commuoversi, diciamo, e amare. Quando poi devo ritornare indietro con la mente, alcuni pezzi ho cercato di resettarli, di cancellarli. È una parte indelebile della mia vita, cioè non lo posso nascondere, ha lasciato cicatrici profonde. Però poi allo stesso tempo dici, ok, riprendo la mia vita, ti togli quelle soddisfazioni che forse in carriera potevo avere anche prima, ecco. Il destino è così. Thank you.